Riprendiamo la nostra esplorazione delle tab disponibili all'interno delle fanpage, soffermandoci un po' di più all'interno della tab gruppi. E allora, prima di tutto diciamo che in generale quando si parla di gruppi inevitabilmente bisogna affrontare l'argomento community e la loro gestione. È un argomento molto importante, al punto tale che nelle skill ufficiali di terzo livello, approvate diciamo, all'interno del sistema lavorativo europeo e non solo, da... Ormai diverso tempo esiste addirittura il ruolo specifico di community manager, un ruolo che va oltre il sentito dire o quell'approccio, eh, diciamo, tipico di chi ha aperto un gruppo e ne gestisce la community più o meno vasta. Si tratta di un ruolo professionale estremamente interessante nonché eh, un ruolo professionale di cui oggi le aziende hanno bisogno perché ciò che accade intorno ad un'azienda e ciò che accade all'interno dei vari social inevitabilmente poi confluisce nel concetto di community portandosi dietro delle necessità, il fabbisogno da parte dell'entità che gestiscono i gruppi e addirittura la conoscenza di determinate tecniche e del corretto approccio anche alla moderazione, il quale a sua volta va oltre il pulsante di moderazione. Di nuovo stiamo affrontando un concetto al cui interno poi ovviamente troveremo declinazioni tecniche declinazioni specifiche pratiche nella piattaforma all'interno della quale ci troviamo e in altri momenti in altre piattaforme fino ad arrivare a considerazioni logiche che estenderanno anche, eh, anzi miglioreranno la nostra capacità di interpretare le attività dentro una community, in questo caso dentro a un gruppo. Andiamo per gradi intanto Riprendendo la nostra mappa, abbiamo detto che all'interno delle fanpage esistono tutta una serie di tab che stiamo esplorando. In questo caso la tab in questione è relativa ai gruppi Facebook, sui quali ci soffermiamo un attimo. Ripeto e sottolineo, ci sarà un momento nel quale andremo diciamo, a studiare un po' meglio dinamiche e concetti chiave che servono alla gestione corretta di una community. Alla sua creazione, al suo sviluppo, al mantenimento e così via. In questo caso accennerò ad alcune di queste dinamiche, ma andiamo a vedere effettivamente schematicamente l'argomento di cui stiamo parlando. I gruppi utenti esistono da sempre all'interno di Facebook e sapevamo fino a poco tempo fa. Che ogni utente poteva aprire un gruppo di riferimento e al suo interno coinvolgere gli amici, altre conoscenze, rendendo il gruppo eventualmente disponibile a livello pubblico. Chiuso, per esempio, un gruppo all'interno del quale magari riusciamo a vedere solo per sommicabi determinati argomenti, alcuni dei mem degli utenti e così via, o addirittura segreto, quindi un gruppo totalmente nascosto, che, eh, al quale si può accedere solo tramite invito e che neanche risulta nel motore di ricerca se andiamo a cercare il nome di quel gruppo. Nell'ultimo periodo però, nell'ultimo anno e mezzo all'incirca, Facebook ha iniziato a sottolineare l'importanza dei gruppi e ad offrirli come strumento, come canale complementare alle attività di una fanpage. Un'opportunità concreta, tra poco vedremo perché. Oggi una fanpage può creare un gruppo, può creare più gruppi, può dialogare all'interno come se fosse un utente. E addirittura anche nei gruppi che non sono stati creati dalla fanpage si può permetter loro di accedere, richiedere l'accesso ed interagire a livello utente come chiunque altro. Artlandis webinar, ad esempio, eccolo è legato ad una serie di gruppi che, come Massimo Nava, ho aperto nel corso del tempo, gruppi tematici che poi ho esteso con una serie di gruppi creati invece appositamente all'interno della fanpage, quindi dall'interno ecco, della fanpage. Ma Artlandis Webinar può eventualmente richiedere l'accesso ad altri gruppi laddove quei gruppi permettano questo tipo di attività. Vedremo più avanti che nelle impostazioni dei gruppi che richiedono un approfondimento dedicato. Eh, esiste un'opzione dove l'amministratore del gruppo può decidere che una fan page si possa iscrivere o meno all'interno di quel gruppo è una scelta personale dal punto di vista delle aziende o di chi gestisce una fan page fino anche un digital artist che decide di aprire una fan page è importante avere coscienza di questa funzionalità perché fino a ieri io magari avevo una fanpage come digital artist e il mio profilo come Massimo Nava. Nella fanpage come digital artist trattavo solo del mio lavoro, nel mio profilo personale, invece, magari parlavo anche di sport, parlavo di politica, parlavo delle mie serate, del ristorante, eccetera. Nel momento in cui interagisco all'interno di un gruppo, se lo faccio come Massimo Nava, inevitabilmente mi porto dietro una percezione di un utente tra gli altri che magari poi possa suggerire agli altri di andare a vedere chi sono nel dettaglio, quindi visitando il mio profilo, trasmettendo una percezione di Massimo Nava che è nulla a che vedere con il ruolo di Digital Artist. Nel momento in cui invece è Massimo Nava Digital Artist la fan page che interagisce nel gruppo, se scateno l'interesse e la curiosità degli utenti, quegli utenti cliccando sul mio nickname finiscono dove? Nella mia fan page e scoprono il Digital Artist con annessi e connessi. Questo genere di eh, opzione quindi offre una maggiore coerenza rispetto all'attività della fanpage e i canali all'interno dei quali la fanpage va a sviluppare eh, le, la sua quotidianità. Per le aziende è un'opportunità concreta perché pensate ad esempio a un'azienda che può essere che ne so, la Buitoni ha una fanpage. In assenza di un accesso ai gruppi, nel momento in cui Buitoni voleva andare a dialogare con gli utenti del gruppo, viva la pasta per dire, non lo poteva fare direttamente, doveva delegare un, un suo dipendente, Mario Rossi, a promuovere ecco, dei link della fanpage o a parlare della Buitoni. Di nuovo a livello di percezione, magari io nel gruppo Viva la Pasta do maggiore interesse a utenti che conosco, ad utenti che pubblicano cose divertenti. Se scrive Mario Rossi, non vedo effettivamente il riferimento Buitoni, non vedo l'azienda che interagisce con me e non mi verrà sicuramente se ho una domanda su una, una gamma di prodotti della Buitoni di rivolgermi a Mario Rossi. Andrò direttamente all'interno della fanpage, ma questo tipo di passaggio spezza. La natura della presenza di una fanpage dentro un gruppo. Facebook ovviamente queste informazioni le ha ben comprese e che cosa ha fatto? Ha detto, cara Buitoni, se vuoi accedere al gruppo Viva la Pasta, lo puoi fare a tuo nome, a nome della pagina. E quando nel gruppo un utente vedrà la pagina, eh, giusto, la pagina Buitoni, scrivere un contributo, promuovere un prodotto, ovviamente capirà che sta davanti davvero la Buitoni come entità, come azienda contemporaneamente potrebbe approfittarne e chiedere eventualmente il supporto tipico eh, de, diciamo, di un utente che acquista un prodotto. Buitoni ha una curiosità su un prodotto, su una gamma di prodotti e così via. Ma Buitoni a questo punto può anche generare essa stessa un suo canale, un suo gruppo o più di un gruppo all'interno del quale canalizzare l'attenzione degli utenti. Facciamo un piccolo passo indietro. Nel corso della diciamo della storia del web abbiamo visto che le aziende a più riprese con gli strumenti più diversi ha sempre cercato di avere dei canali all'interno dei quali veicolare informazioni necessarie all'acquisto all dei propri prodotti o alla promozione degli stessi quindi magari all'interno del sito a seconda del tipo dell'azienda si potevano rintracciare sezioni specifiche dove trovare informazioni tecniche informazioni legate al consumo e eh, nel momento in cui un utente aveva bisogno dell'azienda, trovava il classico call center, quindi il servizio clienti a sua disposizione. Con l'avvento dei social, molte di queste aziende hanno iniziato a sfruttare la fan page o aree collaterali proprio per eh, gestire al meglio questa attenzione dovuta alla propria clientela. Qualche anno fa, per esempio, ci fu l'esplosione, per così dire, del concetto del social caring, quindi l'attenzione ai clienti in chiave social che poi è stata declinata in 100 modi diversi perché persino un account Skype soddisfa il requisito necessario, cioè strumento digitale facilmente accessibile attraverso il quale il mio cliente, anziché mandare una email o fare una telefonata, usa quel canale e si mette in relazione diretta con l'azienda. All'interno di una fanpage su Facebook il massimo che l'azienda aveva era Messenger, la sezione di contatto, perché in realtà dentro una fanpage l'azienda dialoga verticalmente nei confronti del suo pubblico, cioè l'azienda scrive e il pubblico al massimo commenta, risponde, eccetera. Però è un'attività piuttosto macchinosa, e in termini di eh, percezione non facilita, non agevola, diciamo, ecco, il, il pubblico, quindi non, non risulta così stimolante. Un gruppo invece. Si presenta in questo caso come canale ufficiale della Buitoni, per fare un esempio, che decide di aprire tre gruppi. Il primo dedicato alla nuova gamma di prodotti, il secondo lo dedica per esempio al servizio clienti, il terzo lo dedica ad esempio alla community di utenti che amano scambiarsi ricette utilizzando per dire le sfoglie Buitoni. In questo modo tutto ciò che accade all'interno del mondo Buitoni Va inevitabilmente a cadere sotto l'ombrello della Buitoni a tutto vantaggio ovvio dell'azienda che potrà interagire con gli utenti direttamente, che ne assorbirà quelle che sono le richieste, l'orientamento, eh, il mood stesso dei clienti per capire se un prodotto funziona o meno. Oggi effettivamente un gruppo in queste condizioni può ospitare. Quel concetto che nel mondo della pubblicità si chiama focus group, cioè un gruppo di utenti particolarmente raffinato che fa da test per nuovi prodotti. Se ci organizziamo adeguatamente, lo possiamo fare con i gruppi Facebook. Una fanpage oggi quindi si può collegare ai gruppi che ha creato essa stessa o altri gruppi, eventualmente richiedendo l'iscrizione se possibile, e aprire un nuovo canale di conversazione diretto alla propria fan base diretto alla propria community. Ricordiamoci che una community si verifica laddove un insieme di utenti si trova ad interagire in uno spazio tra virgolette chiuso, in senso lato ovviamente, in un'unica area legato da un'appartenenza comune, una passione verso un marchio, quindi la community di un marchio, una passione verso uno sport, un servizio, una passione, la community del cinema, la community eh, della Juventus, del Napoli, del Milan, della Roma, di quello che vi pare piace. In questi casi si innescano una serie di dinamiche che, un attimo dopo aver compreso diciamo, l'opportunità di interagire con essi, ci riporta alla mente a quelle fenomenologie che pian pianino poi esploreremo anche insieme. Poco fa dicevo che esiste il ruolo professionale del community manager. Il community manager, il ruolo professionale serio del community manager, si dedica anche ad analizzare determinate fenomenologie che si riferiscono al modo in cui gli utenti all'interno di questi gruppi o dei singoli canali sono soliti eh, diciamo, esercitare, sono soliti muoversi, ho un attimino confuso la frase, il bip della chat mi ha un attimino confuso. Eh, il community manager, ripeto il concetto, il community manager deve conoscere quelle dinamiche, dinamiche che determinano il modo in cui gli utenti interagiscono all'interno di una community. Si va bene anche Twitter, inteso come canale generale, è una community, anche Facebook è una community. La community degli utenti che amano Facebook, chiamano Twitter, che si trovano in quella piattaforma. Quando però poi si scende nel dettaglio e dà il network nella sua interezza, si comincia a restringere quell'insieme e arriva a maturare all'interno di un gruppo come una categoria di utenti legati assieme dal marchio Buitoni, Artlandis, Grafici Creativi. Alcune dinamiche diventano più stringenti e per certi versi anche pericolose. Per esempio, negli anni abbiamo assistito tante volte a diatribe, flame, scontri anche gravi all'interno dei gruppi dove gli utenti che partecipavano si offendevano, ehm, diciamo, si bloccavano vicendevolmente, creavano momenti di confusione, addirittura, comunque, eh, agivano anche. Sfruttando il gruppo magari per promuovere servizi non esattamente legali, ne abbiamo viste di cotte di crude. E addirittura la giurisprudenza si è dovuta occupare dell'esistenza dei gruppi perché in certi casi bisognava capire se la responsabilità era degli utenti che avevano scritto qualcosa oppure degli amministratori che magari non erano intervenuti per tempo, lasciando che un contenuto permanesse all'interno del gruppo e in maniera tale da come possiamo dire, da attaccare l'immagine pubblica, la reputazione di eh, figure, di aziende e quant'altro. Non era un contesto facile da analizzare e in effetti i dubbi sono stati, si sono rincorsi veramente nel corso del tempo eh, in, nella, nelle maniere più diverse che possiamo immaginare. Fra l'altro anche la stessa piattaforma a un certo punto era stata chiamata in, casa, in, casa, eh, scusa, era stata chiamata in causa sul fronte delle responsabilità perché magari chi gestiva un gruppo non aveva gli strumenti di moderazione adeguati. Poi, con diciamo, lo sviluppo delle sezioni dei gruppi, Facebook ha iniziato a metterci una toppa, una bella toppa che oggi effettivamente si tramuta in alcune opzioni legate ai gruppi da conoscere. Facciamoci un giro all'interno dei gruppi così ci capiamo un po' meglio. All'interno della mappa avevo specificato che effettivamente i gruppi potevano essere creati tanto dagli utenti quanto dalla fanpage. E che all'interno delle nuove feature, intendendo diciamo gli aggiornamenti frutto degli ultimi 12-18 mesi, erano state integrate eh, modalità di moderazione avanzata per gli utenti, eh, figure diverse per la gestione dei gruppi, quindi non più solo l'amministratore ma anche il moderatore. Relazioni tra i gruppi per far sì che magari un utente che diciamo conosciamo già venga più facilmente approvato all'interno di un altro gruppo quando richiede l'iscrizione. Poi più avanti entriamo nel dettaglio. Relazioni con le pagine e poi i temi dei gruppi, temi che attivano a loro volta delle funzionalità specifiche, mentre sulle fan page i temi diciamo che rimescolavano le tab come abbiamo visto in precedenza all'interno dei gruppi invece la scelta di un tema attiva qualcosa di più facciamoci un giro all'interno dei gruppi partiamo per esempio in questo caso dal gruppo grafici creativi all'interno del gruppo grafici creativi una community dedicata al mondo della grafica che arriva da lontano dal 2008 anno nel quale diciamo viaggio di Stefano generò questa community grafici creativi mettendola sua all'interno di vbulletin una volta che è passato ecco, diciamo, il momento di quel tipo di canali, abbiamo riportato tutto all'interno di Facebook. In questo caso, per esempio, abbiamo di fronte quasi 12.000 utenti. Questi, questa quantità di utenti che producono contenuti. Eh, alle volte eh, hanno diciamo, imposto una soglia d'attenzione veramente alta nel momento in cui gli utenti eh, diciamo, entravano al solo scopo di creare caos, disagio e offendere altri. Non che succedesse solo su grafici creativi, accade dappertutto con chiunque. I troll e le figure moleste ci sono sempre state. Il problema però arriva nel momento in cui magari è un'azienda a mettersi su un gruppo di questo tipo oppure nel momento in cui magari c'è un attacco specifico ai danni di un gruppo di qualunque genere. La struttura del gruppo sembra quasi richiamare quella delle fanpage, ovvero ha un menu sulla sinistra e poi vedremo come cambierà con il nuovo layout, ha una sua copertina all'interno della quale però eh, possiamo scegliere dei contenuti un po' diversi eh, rispetto alla fanpage dove abbiamo più strumenti. E ovviamente ha un corpo centrale e una colonna a sinistra eh, chiedo scusa, a destra, che accoglie poi quelli che sono alcuni strumenti aggregativi eh, interessanti, ovvero i cosiddetti argomenti. Qualcuno di voi si ricorderà che effettivamente all'interno dei blog, quando andiamo a leggere un articolo, tante volte troviamo nelle colonne laterali la cosiddetta sezione tag cloud, ovvero una serie di eh, concetti chiave espressi sotto forma di termini che vengono diciamo affiancati da un'indicazione numerica della quantità di contributi legati a quella parola chiave specifica su grafici creativi in realtà li ho attivati appena ieri per preparare questa, questa lezione mi ero eh, dimenticato di attivarli qui su grafici creativi e sono una funzione relativamente diciamo recente mentre all'interno di Artalandis Webinar eh, nel gruppo ufficiale Tutor Live che è quello che utilizzo di più vediamo che il numeretto similmente a ciò che accade all'interno dei blog di riferimento eh, è già presente quindi ho tre contenuti legati all'argomento LinkedIn due a Facebook, una a Wordpress e così via questo tipo di eh, aggregatore ci tornerà parecchio comodo, ma pian pianino scopriremo che ci sono altre opzioni interessanti. La struttura del gruppo ovviamente si sviluppa eh, in maniera cronologica rispetto ai contributi che gli utenti vanno a pubblicare dentro questo canale. Ehm, nel momento in cui poi un utente ovviamente commenta eh, diciamo un, un post pubblicato in precedenza, ecco che questo post risale All'interno diciamo di questa colonna e ce lo ritroviamo tra i primi risultati. Una delle difficoltà che nel corso del tempo hanno dovuto affrontare i gruppi era proprio questa, eh, questo, diciamo, totale caos nella gestione dei contributi. Immaginatevi un gruppo di 12.000 persone dove ogni ora 5 persone diverse pubblicano qualcosa, condividono qualcosa. È normale che un utente che arriva la sera si trova a 30 post disordinati dove non c'è un ordine meritocratico reale ma semplicemente un flusso disordinato di contributi dove eh, in pratica l'utente eh, deve muoversi in maniera totalmente arbitraria, quindi senza avere punti di riferimento, nel tentativo di capire quale possa essere il posto che lo attiva di più. Questo tipo di fenomenologia, oggi, un po' con gli argomenti, un po' con una cosa che tra poco vedremo e che si chiama un'unità, potrebbe essere risolta, ma ci sono tante altre considerazioni da fare. Gli utenti quindi utilizzano un box di scrittura del tutto, diciamo, simile a quello delle fanpage, con tanto addirittura di scrittura dei post in un'altra lingua. Eccolo qua, scrivi i post in un'altra lingua. È importante sottolineare come questo gruppo sia legato ad un'altra fanpage che gestisco, quella di Grafici Creativi. Difatti, questo è il gruppo ufficiale della pagina omonima Grafici Creativi. Se voglio scrivere a nome della pagina lo posso fare, mi basta cliccare nella colonna a sinistra switchare la mia identità da Massimo Nava a Grafici Creativi e qui dentro, all'interno di questa sezione, notiamo l'avatar che adesso è quello del, eh, diciamo della fanpage e non più quello con la mia facciona, e posso effettivamente andare a scrivere ciò che più mi interessa, aggiungere un argomento a piacere tra quelli disponibili o integrato direttamente da me, di mia fantasia, per esempio Storytelling, che mi pare che non era, infatti, che non era stato creato, Dopodiché aggiungo le funzionalità che preferisco come se fossi un utente qualsiasi e pubblico il mio contenuto. In più, quando sono in modalità pagina, posso interagire come pagina direttamente sui contributi degli utenti. Ce ne accorgiamo perché qui lateralmente abbiamo l'avatar che dice stai per commentare come grafici creativi. Per caso vuoi commentare come Massimo Nava? Lo switch lo possiamo fare contestualmente anche da qui. Come fanpage posso interagire con un like anche ai contributi degli utenti, rispondere a nome della fanpage, si noti sempre l'avatar, e quindi muovermi esattamente alla stregua di un utente tradizionale. Quando si crea un gruppo, come vedremo, dovremo anche in quel caso andare a gestire le impostazioni del gruppo, e in questo caso scopriremo che ci sono diversi livelli e diverse considerazioni da sviluppare. Visto che, ad esempio, se all'interno delle fanpage il tipo di pagina non apportava modifiche sostanziali se non un riordinamento del, delle tab invece all'interno dei gruppi scegliere tra le modalità disponibili genera nuove funzionalità quella che vediamo in questo caso è la funzionalità formazione social una delle mie preferite perché? perché mi permette di andare diciamo, ad attivare questa tab che si chiama unità all'interno delle unità in effetti abbiamo a disposizione eccole qui una serie di eh, categorie di riferimento. Se con gli argomenti io posso taggare un singolo post, con le unità le posso canalizzare a monte, a mia discrezione. Clicco sulle impostazioni, ma è solo un'anteprima, poi scenderemo nel dettaglio. Ecco qui le eh, sezioni del gruppo. All'interno del qua, delle quali io posso decidere di canalizzare, non sono obbligato, determinate tipologie di post. Qual è la convenienza? La convenienza è estrema perché in un solo gruppo posso trattare diversi argomenti. E anche se, ad esempio, un utente arriva dopo una settimana di assenza all'interno del gruppo, sa che per scoprire i contenuti della sezione GC Skill gli basta andare nell'area unità, cercare l'unità, che in questo caso la 2 GC Skill, e godersi i contributi. Dedicati a quel tipo di sezione. Chi è che associa il post alle unità? Ovviamente la persona che le pubblica e, e che evidentemente insomma, decide di mettere in evidenza quel tipo di contributo. Queste, queste unità così si chiamano, fra l'altro, come le tab delle pagine possono essere movimentate. Notiamo anche che ci sono delle annotazioni che poi scopriremo essere legate ad un approccio. Tradizionale dell'e-learning, visto che le unità sono legate a quella opzione formazione social del gruppo, alla tipologia di gruppo che si chiama formazione social, però ecco, in generale, sono strumenti che in effetti possono farci comodo. Ricordiamoci che siamo sempre noi a poter eventualmente decidere di sfruttare una funzionalità orientata in una direzione in maniera alternativa, magari non convenzionale per quella per quella funzionalità ecco perché io molto spesso anche all'interno di gruppi diciamo destinati a progetti particolari attivo le unità fin da subito in modo tale da creare eh, i temi dentro quel gruppo ad esempio un esempio estremo la Buitoni anziché creare tre gruppi può crearne uno solo ufficiale e concentrare gli sforzi per arricchire la community nello stesso gruppo e creare tre unità diverse focus group servizio clienti e ricette, diciamo, da condividere. E in qualsiasi momento, ovviamente, ricombinare, mescolare le carte a proprio piacimento. Le impostazioni sono tantissime. Facciamo un giro veloce perché, ripeto, sarà importante poi concentrarci un po' di più in questo senso. Abbiamo la possibilità di integrare una discussione. Possiamo associare, diciamo, questo gruppo anche ad una. Uh, sezione geografica, quindi diciamo ad un luogo, possiamo integrare dei tag di riferimento delle applicazioni destinate a gestire i contributi, quelli che vedete sono le due applicazioni che utilizzo per diffondere i post attraverso, diciamo, un gestore di pubblicazioni. Di solito utilizzo Postpeaker qui per una prova feci vedere anche Buffer. Eh, o forse lo utilizza un altro degli amministratori, onestamente non me lo ricordo possiamo eventualmente diciamo, eh, associare la fanpage da qui o se il gruppo era stato creato prima di una fanpage la possiamo creare contestualmente, quindi sviluppare la relazione possiamo scegliere un colore che di solito fa capolino in versione mobile in misura più estesa rispetto a ciò che si vede lato desktop quindi se andiamo a vedere dentro eh, nel nostro telefonino il gruppo grafici creativi vedremo che la testata del gruppo è sormontata da questo colore Abbiamo un indirizzo, quindi un permalink di riferimento, tipologia di gruppo. Possiamo eventualmente gestire i page che sono un ulteriore strumento per gestire la nostra community e quindi dar soddisfazione a quegli utenti, premiarli è il caso di dirlo con l'esposizione di page all'interno del loro profilo. Poi vedremo a che cosa serve questa funzionalità. Possiamo attivare gli argomenti o meno. Possiamo eventualmente gestire le sezioni e addirittura nell'ultimo periodo Facebook ha introdotto la modalità giochi istantanei, qualcun altro magari avrà visto la modalità Facebook Watch, c'è veramente tantissimo da dire. Insomma, le opzioni sono veramente tante. Faccio solo, mostro ecco un attimo semplicemente quelle che sono magari diciamo le sezioni dedicate alla moderazione del gruppo, una sezione a parte che eh, al suo interno è stata di recente arricchita. Con una serie di eh, aiuti, che arrivano ad esempio con le regole del gruppo, che arrivano magari con l'approvazione automatica, con gli avvisi per determinate parole chiave, insomma un mondo interessante da sfruttare per le nostre necessità. Nel momento in cui so che la mia fanpage si può iscrivere ad un gruppo laddove l'amministratore l'abbia previsto, ecco che conoscere questo tipo di dinamiche farà la mia fortuna. All'infuori anche della singola fanpage. Questa è diciamo, una prima panoramica veloce in relazione all'esistenza dei gruppi. Di nuovo l'invito è: quando si vuol capire meglio come funzionano queste cose, aprire più di un gruppo e cominciare magari a interagire con i nostri amici, con il nostro team, al fine di mettere alla prova le funzionalità di Rito. E il gruppo ovviamente così come la fan page risulterà nascosta a un certo punto il gruppo sarà segreto per poterlo creare però dobbiamo prima rendere pubblica la pagina quindi di conseguenza eh, è preferibile magari creare un gruppo con il nostro profilo utente normale e poi collegarla eventualmente alla fan page detto ciò andiamo avanti e a questo punto completiamo la visualizzazione per ciò che concerne la visualizzazione diciamo delle aree per ciò che concerne il menu di tab disponibile Avevamo già fatto un giro all'interno della sezione recensioni, quindi riprendiamo invece dalla pizzeria Ciro. Rientriamo qui dentro. Avevamo eh, ecco, fatto il salto con la pagina eh, di Atlantis Webinar, perché essendo questa pagina nascosta, ovviamente non poteva abilitare i gruppi, come detto prima. Dunque, adesso è il momento effettivamente di raccogliere un po' le idee per chiudere questa logica delle tab. Ci siamo arrivati agendo sulle impostazioni per andare effettivamente a verificare quelli che erano i modelli di pagina e abbiamo visto che la particolarità delle tab è che ciascuna di esse ha un suo permalink. Può essere attivata o disattivata a piacere, può essere eventualmente integrata di quello che può essere un approccio alternativo, non convenzionale allo scopo originale della sezione e soprattutto le possiamo riordinare a piacimento sapendo che Facebook ci offre con i modelli quello che secondo lui è l'orientamento migliore per soddisfare l'attesa, diciamo, rispetto al contenuto e alla categoria da parte degli utenti. Abbiamo inoltre visto che in effetti attraverso diciamo, una corretta gestione di questi permalink possiamo utilizzare anche sezioni sottostimate o comunque mal considerate eh, per tutta una serie di vicissitudini come le note ed integrarle nelle nostre attività. Ora quindi, dopo aver visto le tab anche all'interno diciamo, della mia pagina di riferimento, dopo aver scoperto che esistevano delle tab di natura alternativa che ormai sono in disuso visto che da mobile non si vedono, Torniamo invece all'interno delle impostazioni perché il nostro viaggio, quello che serve all'inizio per verificare la corretta impostazione, per l'appunto di una fanpage, eh, va ben oltre le sole quattro ehm, pulsantiere diciamo, che abbiamo sulla sinistra. Eh, nel corso del tempo ricordiamoci che tanto il layout quanto le voci possono facilmente subire tutta una serie di modifiche. E possono essere aggiunte integrazioni, magari accordi e partnership come in questo caso dove Facebook ci ricorda l'esistenza di Eventbrite Eventbrite per chi non lo sapesse è un canale che è molto molto interessante esso stesso si considera una community già che ci siamo detti che ogni canale che raccoglie insieme gli utenti attraverso un interesse, un gusto, una passione eccetera eccetera di per sé può essere definibile community Nel nostro caso Eventbrite è qualcosa di più Uh, io iniziai a utilizzare Eventbrite nel corso degli anni, ehm, già nel 2011 se non sbaglio, e attraverso Eventbrite ho organizzato più e più volte la mia attività online. Con quale scopo? Andiamo a vederlo. Eventbrite è una piattaforma che ci permette di organizzare degli eventi, eh, facendoci effettivamente anche da segreteria virtuale. Ritornerò ad utilizzarla... Tra poco tempo, visto che sto per lanciare diciamo, la nuova stagione dei webinar, ora all'interno di questo canale ciascuno di noi può costruire il suo profilo eh, andando poi a decorare ed inserire l'avatar, le informazioni di riferimento, tutto ciò che ci pare e piace. E se ad esempio devo organizzare un evento, mentre in passato lo facevo solo attraverso la sezione eventi di Facebook. Eh, nel corso del tempo tante persone hanno cominciato a desiderare di, avere, di ottenere una gestione assai diversa e Eventbrite soddisfaceva alla grande soddisfava, soddisfaceva, vabbè soddisfava alla grande, chiedo scusa eh, la stanchezza soddisfava alla grande quella che praticamente era questo tipo di necessità infatti io l'ho eh, preferita fin dall'inizio agli eventi lato Facebook perché? Perché gli utenti che decidevano di partecipare si potevano registrare, mi lasciavano dei dati a mia scelta Soprattutto l'email di riferimento che potevo scaricare sotto forma di un elenco Excel, sul quale poi eventualmente andavo a demandare un'attività di mail marketing differente. Era una piattaforma, un gestionale vero e proprio, assolutamente completo. Adesso di recente anche Vembright si è rifatto il look, e in questo caso, per esempio, abbiamo la possibilità diciamo, di eh, scoprire all'interno del mio canale quelle che sono, per esempio, il profilo dell'organizzatore, che ho riempito io nel mio caso. Con tutti gli eventi organizzati, questa in realtà è la sezione come si presentava in passato. Io qui, per esempio, ho diversi diciamo, profili che, nel corso del tempo, ho utilizzato per me o per i miei contatti. E all'interno diciamo, di questo tipo diciamo, di eh, nuovo layout ehm, si ritrovano quelli che sono anche tutti gli eventi passati che posso addirittura ulteriormente canalizzare per tutti quelli che possono essere i miei fini, fini più diversi, andando ad esempio a. Eh, ecco, questo era il profilo più vecchio, faccio un attimino lo switch, ehm, profilo organizzatore, faccio vedere per esempio uno di quelli più recenti, dovrebbero essere questi, però, vediamo un attimino, visualizza profilo, eccolo qua, artlandis.evenbright.com, pagina autonoma, io in pratica, diciamo, presentavo ai miei, eh, utenti eventualmente interessati, quello che era diciamo, una sorta di canale dal quale si poteva scoprire quale tipo di attività stavo sviluppando. Anche in questo caso, poi vedremo quali sono le opportunità di un canale come questo. Ho voluto semplicemente eh, raccontarlo un attimino per, far entrare, eh, per farvi entrare diciamo, un po' meglio nella logica strumentale dei rapporti di Facebook con altre piattaforme. Perché oggi ce lo ritroviamo come suggerimento all'interno di Facebook? Perché in sostanza gli utenti a un certo punto utilizzavano gli eventi in maniera anche spesso caotica e disordinata e quindi in tanti hanno cominciato a non rispondere più agli eventi di Facebook ai quali venivano invitati, non seguivano più le attività e da un certo punto in poi Facebook iniziò a inserire l'opzione che trovavamo anche speculare su Eventbrite, di relazionare una pagina evento all'interno di Facebook con un account o un evento all'interno di Eventbrite. Ci sono anche tante altre opzioni che permettevano questa connessione, ma evidentemente da un certo punto in poi Facebook ha cominciato a dire ma guarda, sai che c'è? Organizzati direttamente con un account su Eventbrite, che è una piattaforma freemium, ovvero sia free che a pagamento, a seconda di quello che dobbiamo fare, ed eventualmente gestiamo il tutto meglio e più velocemente attraverso quel tipo di strumento. Onestamente mi sta venendo il dubbio che magari ci siano dei rapporti eh, anche che vadano oltre il semplice contatto. Mm, per esempio nel network di Facebook, Facebook ha rapporti del tutto eh, chiari e pubblici con Spotify. Possiamo accedere a Spotify con il nostro account di Facebook e che lo proietta in qualche modo nella famiglia di strumenti di Facebook stesso. Anche Vembright evidentemente magari è considerato come uno strumento facente parte dei, del network di satelliti, per così dire, di Facebook, anche se magari non fa parte necessariamente della, della società. E non credo perché altrimenti qui sotto avremmo visto il loghetto. Torniamo su Facebook. Quindi chi organizza degli eventi eventualmente può sfruttare. Questo tipo di connessione, organizzare su Eventbrite la registrazione ad un evento, la descrizione dell'evento, la possibilità di, eh, di acquistare un biglietto e partecipare o di partecipare gratuitamente, riportando poi tutta l'attività in maniera relazionata alla nostra pagina. Attribuzione di pubblicazione è un'altra di quelle sezioni che ci dà la possibilità eventualmente di manifestare l'identità dietro alla pubblicazione dei contenuti. Infatti, come vediamo, qui c'è scritto: vuoi pubblicare a nome della, della fanpage o vuoi che esca proprio fuori il tuo nome. Le notifiche molto importanti, perché ovviamente se seguiamo una pagina per conto di un cliente, ma anche se la seguiamo per il nostro conto, è importante eh, ricevere esempio una notifica. Tutte le volte che accade un qualcosa nella pagina, diciamo che è importante soprattutto quando si gestisce la pagina per un cliente perché nel momento in cui accade un qualcosa di strano, io devo accorgermene subito e intervenire per tempo, fosse anche una recensione palesemente negativa, per fare un esempio, diciamo, abbastanza comune, messaggi avanzati. Questa sezione richiama in qualche modo quella dei messaggi che avevamo già visto, anche se qui in questo caso, in effetti, ci sono dei contributi un po' diversi, e in questo caso, diciamo che. Ehm, Può essere eventualmente importante. Eh, tenerla in considerazione nel momento in cui, magari, come ci suggerisce lo stesso Facebook, abbiamo bisogno di gestire le funzioni di app anche di terze parti che vadano eventualmente a collegarsi alla gestione dei nostri messaggi. Ehm, C'è tanto altro da dire in questo caso. Ne parleremo poi più avanti. Ehm, implicitamente rispondo ad un input che mi ha dato un allievo all'interno di un corso non mi ricordo chi è stato eh, in particolare, eh, vi sarà capitato di scoprire alcuni canali che magari ogni volta che rilasciano una notizia rilasciano anche un aggiornamento via messenger facendoci leggere quella notizia. È il caso di Repubblica, il cui bot tramite messenger distribuisce le ultime notizie arrivate all'interno del quotidiano. Questo genere di approccio, che chiaramente si sviluppa anche attraverso applicazioni, coordinate eccetera, eccetera, eh, nasce da una logica che vediamo contenuta anche qui all'interno di questa pagina. Condividi l'attribuzione, per esempio, richiama nella sua area l'ID dell'applicazione, il che ci riporta ad una sezione interna a Facebook dove uno sviluppatore può costruire la sua app non intendendo. Una fase di sviluppo equiparabile a quella che poi ci fa trovare l'app nei marketplace dei nostri telefonini, ma un qualcosa di diverso. Sto già dicendo troppo, magari sarete un po' confusi in questo senso. Eh, senza dilungarmi, dentro Facebook io ho la possibilità di costruire una serie di attività che si chiamano app e che possono collegarsi a diverse sezioni, eh, diciamo, a diverse pagine, a diverse attività, eh, persino al sito stesso. Attraverso la piattaforma Facebook. È presto per parlarne, ne vedremo poi più avanti, diciamo, l'efficacia. Io stesso ne ho costruito nel tempo diverse, alcune le collegavo a WordPress che magari a sua volta interagiva con Facebook nell'ottica di un determinato plugin e, e c'è tanto anche da dire perché è una sorta di portale ecco, di canale d'ingresso per agganciare funzionalità. Anche simili a quella di Repubblica, comunque ho già detto troppo, eh, andiamo avanti. Ruoli della pagina all'interno di una pagina, io posso effettivamente integrare una serie di figure diverse che mi aiutino a gestire l'amministrazione della pagina stessa. Ci sono gli amministratori che hanno accesso a tutte le funzionalità. Gli editor che hanno un'attività diciamo, limitata alla gestione dei contenuti, i moderatori che possono intervenire, gli inserzionisti che possono promuovere la pagina e gli analisti che possono invece analizzare solo il flusso di dati che genera la pagina stessa. È bene ricordare che nel corso degli anni molti utenti hanno avuto dei problemi perché eh, magari nominavano un altro co-amministratore che poi buttava fuori gli amministratori precedenti e si teneva la pagina. Eh, questa informazione, per quanto banale, è importante perché ci servirà quando parleremo del business manager, il quale introduce anche il concetto di proprietà di pagina ed evita questo tipo di problematica. Detto così, può sembrare un'inezia inutile, in realtà non avete idea quanto è stata negli anni frequente questa situazione, questo scenario e io stesso ho assistito a eh, diciamo, alterchi anche legali tra un'azienda e ex collaboratori che... Di fatto avevano buttato fuori l'azienda dalla loro stessa pagina. Ovviamente si parla di illegalità pura, che ve lo dico a fare, però eh, è bene effettivamente conoscere queste dinamiche che ci spingeranno e ci convinceranno un po' di più ad utilizzare il business manager di cui tanti dicono peste e corna. In realtà, un ottimo strumento. Persone, altre pagine. Qui dentro avremo poi la, po la possibilità di verificare quella che è la community di utenti che ci segue all'interno della nostra paginetta. Vi faccio vedere l'equivalente. Dentro Artlandis webinar. Eh, PPP dove sei? Persone altre pagine. Eccolo qui. Ecco qui dentro troviamo effettivamente i riferimenti per analizzare in linea di massima quelli che possono essere eh, gli utenti della nostra pagina. E da qui che fra l'altro, volendo, uno può eventualmente bloccare, per esempio, un utente o rimuovere. Il mi piace da una pagina per tutte le ragioni che possiamo immaginare. Tra l'altro, vi faccio notare che, essendo la mia pagina già attiva da un bel pezzo, ecco che fondamentalmente ci sono delle funzionalità diverse. Per esempio, una pagina attiva, come per i gruppi, si porta dietro i page che abbiamo visto quando navigavamo all'interno della pagina. Comunque, questo poi sono diciamo piccolezze che eh, vivendo una pagina eh, chiunque inizia poi facilmente a capire. Pubblico preferito della pagina. Questa è effettivamente è una sezione che, tecnicamente parlando, una volta eh, era molto interessante perché ci permetteva di andare a definire chi era il pubblico migliore per la nostra fanpage. In questo modo Facebook cosa faceva? Dirigeva verso di noi, o suggeriva, la nostra pagina al pubblico giudicato migliore per le nostre necessità. Principio che poi è venuto meno, ma eh, semplicemente, insomma... Eh, ne prendiamo atto e andiamo avanti autorizzazioni, ci sono poi una serie di sezioni che pian piano eventualmente si andranno a studiare, analizzare che possono effettivamente toccare anche dinamiche assai diverse per le nostre abitudini questo tipo di sezione ovviamente diciamo che è legata a eh, diciamo, l'evoluzione che c'è stata nel corso del tempo anche in relazione, leggiamo in alto a temi particolari, elezioni e politica Contenuti brandizzati invece è una sezione piuttosto intrigante. Eccola qui, una sezione che dà luogo a questa nuova area e in sostanza ci permette di sviluppare delle relazioni tra più pagine, tra più aziende a diversi livelli. In generale proviamo un attimino a visualizzare l'area. Eccolo qui attraverso la, la mia fanpage Atlantis Webinar. In generale, questo genere di, eh, di sezione eh, permette a delle pagine di Taggarsi una con l'altra o relazionarsi al punto tale che, per esempio, se Artlandis Webinar pubblica un post relazionato con grafici creativi, Grafici Creativi potrà visualizzare in determinati contesti le statistiche di quel post lanciato da Artlandis Webinar e addirittura promuoverla a sua volta. È un po' come dire stiamo collaborando, quindi un post lo lancio io, un post lo lanci tu entrambi possono vedere le attività e le statistiche l'uno dell'altro non mi riferisco solo alle reaction pubbliche, i commenti, i like eccetera o le condivisioni, ma parlo proprio delle statistiche vere e proprie che poi vedremo sono molto molto importanti quando andremo a fare dei test di pubblicazione questo giochino lo innescheremo proprio attraverso queste mie pagine pubbliche grafici creativi e artlandis webinar l'utilità però consiste nel fatto che quando si lavora in ambito eh, si ragiona con il marketing, a un certo punto veniamo a conoscenza di un concetto chiave che è quello del co-marketing, Cito questo: il co marketing prevede che due aziende diverse mettano insieme le forze perché hanno un pubblico comune e in sostanza cosa fanno? Costruiscono diciamo una linea di comunicazione, una strategia di comunicazione, un approccio che per l'appunto eh, rende palese la collaborazione tra le due aziende. Facciamo un esempio banale. Eh, L'azienda ha che promuove eh, un videogioco che sta per essere lanciato sul mercato questo è l'esempio che faccio spesso in classe eh, compra dei cartoni per la pizza che offre gratuitamente ad una catena di pizzerie su tutto il territorio il vantaggio economico per un'azienda è l'opportunità per l'altra di mostrare la pubblicità del videogioco su tutti i cartoni della pizza il target è, diciamo, ha in comune una serie di elementi e ci può stare nel momento in cui l'azienda che Accetta i cartoni della pizza. Fa un post su Facebook, lo relaziona all'azienda dei videogiochi che a quel punto va a visualizzare le statistiche di quel post e ne deduce una serie di considerazioni. Adesso, questo scenario ovviamente è solo esemplificativo, è giusto per far capire la relazione. E il pubblico ovviamente vedrà chiaramente questo tipo di relazioni e chiaramente eh, si muoverà di conseguenza a beneficio. Di entrambe diciamo le realtà. Eh, muovendosi nel corso del tempo, scopriremo che effettivamente questo tipo di approccio è molto molto interessante. Sezione Instagram mi muovo attraverso la fanpage così magari alcune cose saranno un po' più chiare. Ecco qua. Sezione Instagram, qui ovviamente ho collegato il mio account, il quale l'account Instagram può essere collegato a un profilo o ad una fanpage, quindi o l'uno o l'altro. Io ho preferito collegarlo alla mia fanpage, anche se in effetti. Da valutare questa cosa, magari la cambio. WhatsApp ed ecco che fanno capolino sia Instagram che WhatsApp, che a questo punto diventa effettivamente uno strumento interessante. Avrete letto magari online dell'avvento recente del WhatsApp business all'interno di Facebook. Eh, non l'ho ancora attivato all'interno della mia fanpage, quando lo attiverò sarà oggetto di un video dedicato che spiegherà magari qualche cosina in più in relazione alla pagina stessa. In evidenza, la sezione in evidenza, eccolo qua, sono in pratica quelle pagine alle quali la mia pagina ha messo like. L'abbiamo vista in un video precedente, scorrendo in basso, eccolo qui, era in praticamente il box delle relazioni tramite like tra la mia pagina ed altre pagine. E in questo modo, in pratica, sono io a decidere quali pagine debba mostrare... Eh, in evidenza tra tutte quelle alle quali ho dato il like infatti si nota che alcune hanno il like e altre no eh, chiedo scusa che alcune hanno il box flaggato e altre no quelle con l'evidenza come sto mostrando qui in figura sono quelle che si vedranno poi all'interno del box instant article una delle funzionalità più interessanti che negli ultimi anni sono state, eh, sono state inserite si tratta di un approccio eh, tecnico che permette ai nostri contenuti eh, magari diciamo, pubblicate all'interno di un blog, di un sito collegata alla nostra fanpage, di essere visti in maniera molto più rapida e veloce. In questo caso, attivando questa funzionalità, bisognerà, poi lo vedremo, seguire una serie di passaggi. Eccoli qua: collega il tuo sito, vai ad inserire una serie di dinamiche. Insomma, c'è da giocarsela un pochettino. E, e da capire, ovviamente diciamo come funziona. Cliccando su Instant Article siamo finiti nella sezione Strumenti, una sezione all'interno della quale poi vedremo eh, abbiamo tutto ciò che ci serve per pubblicare dei contenuti, per l'appunto. Torniamo alle impostazioni. Scorrendo in basso, Area Cross Posting, un'altra funzione piuttosto interessante di collaborazione tra le pagine. Boh, questa non so perché effettivamente sia qui, è una, una pagina di un allievo. Di un'esercitazione, allora in questo caso quando colleghiamo con il cross posting una pagina all'altra, in sostanza ci mettiamo nella situazione nella quale una pagina pubblica un contenuto, immaginatevi un video di 2 giga eh, da caricare online, e le altre due pagine collegate praticamente possono ritrovarsi quel contenuto e ripubblicarlo a loro piacimento. Diciamo che il vantaggio è per tutti quei network di pagine dove magari il contenuto è spesso simile se non uguale, e anziché ricaricare più volte un post, il video, il contenuto che sia, lo carico una sola volta e ce l'ho sempre a disposizione anche all'interno delle altre pagine. Infatti, come vediamo, qui praticamente diciamo, esiste. Questa sorta di pratico menu all'interno del quale io posso abilitare questa funzionalità. Utile anche quando si collabora, perché pensate ad esempio a un creativo. Si mette assieme con altri due creativi, insieme sviluppano un progetto, ma ciascuno ha la propria fanpage. Quindi, non c'è una quarta fanpage di progetto, ma il progetto si muove all'interno delle tre pagine dei singoli creativi che stanno collaborando. Quando poi a un certo punto il progetto si sviluppa e rilascia dei contributi, essi vengono pubblicati all'interno di tutte e tre le pagine, anziché ogni volta andare a pubblicare in maniera distinta e separata un contenuto uguale in tre modi diversi su tre pagine diverse, con una relazione di questo genere, che va ovviamente approvata da entrambi i lati, quindi io richiamo Grafici Creativi che approva questo tipo di relazione. Una pagina pubblica il contenuto, le altre due lo assorbono e lo pubblicano come se fossero stati loro originariamente a pubblicare quel tipo di contributo. In sostanza, un unico gesto coordina le attività di più sezioni, di più pagine. L'unico neo, se così lo vogliamo chiamare, ma è un principio giusto, è che chi ha pubblicato originariamente l'elemento prima della condivisione, se lo rimuove, automaticamente causa la rimazione di quel contenuto anche dalle altre pagine. Messaggi e assistenza per le pagine, vabbè, questi sono ovviamente diciamo, eh, aiuti che ci possono arrivare da Facebook, che magari ci danno una mano per capire in che modo gestire una serie di, eh, di contesti. Eh, nel momento in cui sono attive la sezione vetrina, la vendita, eccetera, qui abbiamo eh, la valuta esplicitata. Le pubblicazioni associate, un'altra area all'interno della quale eventualmente... Possiamo diciamo, collegare eh, attività esterne alla nostra pagina dentro, all'interno invece della nostra paginetta, poi ce ne riparleremo. E infine la cronologia di gestione del profilo, che in sostanza diciamo, sono alcune delle eh, sezioni che nel corso del tempo sono arrivate anche per rendere un po' più chiara l'esposizione delle attività. Insomma, questo genere di... Eh, diciamo, Navigazione veloce che abbiamo fatto, alla quale adesso associerò un'esplorazione superficiale delle altre aree, ci offre eh, la possibilità di capire che dietro una fan page c'è tanto, tantissimo, che molto spesso i nostri clienti ignorano. I futuri clienti, idem, se andiamo a vedere online su Facebook quante aziende esistono, scopriamo che molte aziende hanno delle pagine veramente superficiali. Ora non è il cliente che è scemo e che semplicemente ha avuto a che fare con persone che, perché non ne avevano l'interesse, perché non lo sapevano, non gli andava, eh, per n ragioni, non si sono mai prodigate per ottenere un miglioramento della pagina. Oh, chiariamo, ci sono anche tanti clienti ai quali magari gli si dice guarda, potresti fare questo tipo di attività, e il cliente non vuole, non vuole spendere soldi, non ha voglia di farlo. Ci possono essere tanti motivi, pigrizia inclusa, per le quali per i quali in una fanpage non troviamo determinati strumenti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di totale ignoranza in materia. Cioè il cliente ignora esistere quel, quel tipo di funzionalità. Un'occasione preziosa per cominciare effettivamente a vendere una migliore gestione della pagina. Prima di tutto, però, applichiamola su di noi. Iniziamo a sviluppare una certa confidenza con queste sezioni. Il consiglio quindi è quello di, apri di aprire delle pagine all'interno delle quali cominciare a mostrarsi e poi in seconda battuta eventualmente introdurre qualche altro amico con il quale sviluppare qualche attività iniziale per capire e per vedere che cosa succede, lanciando le proprie pubblicazioni e cominciando a sfruttare al meglio le tante funzionalità che abbiamo visto, dagli automatismi fino alle preferenze di pubblicazione. Che, come abbiamo detto, vanno ben oltre le fan page come le concepivamo fino a poco tempo fa. E questa è solo la punta dell'iceberg. C'è tantissimo altro da dire. Io spero che la percezione, era di questo che si trattava, l'ho detto qualche video fa: la percezione dell'universo fatto di pagine cambi a seguito di questo genere di presentazione. Che ho cercato di mantenere ogni tanto la tentazione mi spinge ad aggiungere e anticipare contenuti, però sto cercando di mantenerla ad un certo livello così che pian pianino poi magari si cresca con l'esperienza diretta nella singola pagina. Nei video che verranno, oltre a vedere tanti altri strumenti, piano piano aggiungeremo sempre qualcosa in più. Quindi, anche se il linguaggio può sembrare banalotto in certi casi, ehm, sto cercando di mediare tra una nuova percezione. È una riscrittura di ciò che sapevamo di Facebook, aggiungendo concetti che per qualcuno saranno una novità. Ma per te che mi ascolti, sono anche l'opportunità di vivere realmente Facebook e i suoi strumenti in un modo diverso da ciò a cui siamo abituati. Ed è lì che la professionalità si svilupperà meglio per chi fa il lavoro di social media manager, così per chi sfrutta una presenza su Facebook per ottenere visibilità. Quindi quando sentiamo tante volte parlare aziende, singoli, professionisti, Facebook non funziona, ricordati di dire a quella persona ma tu sei sicuro di utilizzarlo correttamente. Perché comunque Facebook non è scemo, Facebook non sta morendo e anche se può avere degli alti e bassi perenne ragioni, è l'entità, intesa come network vasto di più piattaforme e canali, è l'entità più grande esistente all'interno dell'universo macroscopico gigantesco, enorme, infinito dei social media. Ed è l'entità che per la prima volta nella storia dell'uomo si ritrova a gestire un flusso costante di aggiornamenti aggiornati in tempo reale. Quindi siamo davanti ad un canale che per funzionare richiede la nostra massima attenzione. Ecco perché tanti magari... Eh, si accontentano di dire Facebook è morto, semplicemente perché ignorano cosa c'è dietro un pulsante quasi anonimo, impostazioni. E guardate quanta roba c'era dietro. Bene, piccola pausa, un nuovo video e andiamo a esplorare le funzionalità in alto all'interno della pagina per scoprire qualche accenno in più. Ovviamente ogni area poi sarà sviluppata a dovere, ma per adesso dedichiamoci a qualche accenno.